Rieccoci, vediamo un po', mettiamo in muto, vediamo di uscire bene 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 bene, che adesso devo fare un discorsetto. Pare che non c'è ancora la certezza che Mancini resti CT, e aggiungo io, e ci mancherebbe altro. Dovrebbero baciargli i piedi a Mancini per quello che ha fatto l'estate scorsa. Il progetto va mantenuto. Spero una cosa, chiedo io a mister Mancini. Incazzati di più coi club. Seconda cosa, ma qua non c'era neanche da scommetterci, perché sarebbe vittoria sicura. Ovviamente, passata la Buriana, i giornali cominciano a parlare di calciomercato e dei soliti stranieri. Vabbè, lasciamo stare, un discorso finito e ritirato, che manca un po' rotti i coglioni. Questi devono vendere copie, devono... Vabbè, non ne parliamo. Ieri poi citerò anche la Bobo TV su un discorso che faceva Dani, che, oh, signori, è lampante la verità su Mancini. Io a Mancini una cosa chiedo, visto che la federazione non ha le palle per farlo, caro Mancini, Turchia-Italia, no, oramai è rango di un amichevole Turchia-Italia, no? E già in 5 hanno dato forfè, hanno lasciato il ritiro. Io quei 5 non li chiamerei, io non li chiamo più, perché a me sta storia ha rotto il cazzo. La nazionale va rispettata, porca puttana, ecco, questo è un altro motivo per il quale volevo Balotelli in nazionale, perché Balotelli, ragazzi, tutto gli si può dire. A Balotelli gli si può dire di tutto. È una testa di cazzo, è un talento inespresso, magari anche un po' sopravvalutato, tutto quello che volete. Ma cazzo, questo alla nazionale ci ha sempre tenuto. Questo sarebbe venuto a piedi dalla Turchia per giocare in nazionale. Gli si può dire di tutto a Balotelli. Di tutto gli si può dire. Un fallito, tutto quello che volete. Ma questo in nazionale ci sarebbe venuto a piedi a giocare. Questi ora si per... Io non scordo, attenzione. Dopo la Svezia, quando, all'inizio che arrivò Mancini, Balotelli alle amichevoli inutili contro l'Arabia Saudita, contro l'Olanda, perché io me le ricordo, Balotelli è venuto a giocare, e giocava, se non sbaglio, in Inghilterra all'epoca, qualcuno mi corregga se sbaglio, Balotelli è venuto a giocare. Oggi invece i signorini Insigne immobile, perché la partita con la Turchia è un'amichevole. Insigne immobile, Jorginho, lo stesso Berardi, che mi ha deluso con questo atteggiamento. Ora si permettono il lusso, no, io vado a casa, ho un risentimento. Ecco, questa è una storia che dobbiamo affrontare, questa è una cosa che va affrontata. Se la federazione non ha le palle di affrontarla, vorrei che l'affrontasse il mister, dove penso lui sappia benissimo che è così. Ci sono le perché ora c'era in palio la qualificazione, erano tutti abili arruolati, tutti. Quando c'era da giocare con la Bulgaria, con l'Irlanda del Nord, con la Svizzera, magari con la Svizzera no perché era la partita blu, con la Lituania, quando c'era da giocare con queste squadre qua, in quanti, ma non solo in questo ciclo, anche con Ventura, con Prandelli, con lo stesso Conte, solo che Conte fruttava l'aria e non ti chiamava più. Ecco, io vorrei che Mancini faccia la stessa cosa.
Io mi sono rotto il cazzo che ogni volta che c'è la sosta delle nazionali, ci sono le convocazioni, in 4, in, almeno in 4 o 5 marcano vista e risentimento muscolare, e questo e quest'altro, poi alla ripresa del campionato saltano come grilli, e no, hai risentimento muscolare, tu la prossima di campionato non la giochi, non la giochi, perché altrimenti mi stavi prendendo per il culo. Questo è il fatto. Sei infortunato? Sei infortunato, giusto? Sei infortunato, giusto? Tu la prossima di campionato non la giochi, perché altrimenti vuol dire che mi stai pigliando per il culo, perché è piena la casistica di gente che viene convocata e ora il risentimento muscolare, e ora l'adduttore, e ora il polpaccio, e ora il gemello, e ora quello, e ora quell'altro, marcano visita e saltano. È stato le partite della nazionale, magari con avversari come Lituania, Irlanda del Nord, Georgia, Bosnia, questi avversari qua. Che vuoi che sia, che ci vuole, perché questa è un'altra mentalità da sradicare. Io questo voglio da Mister Mancini stavolta. Questo voglio da Mister Mancini questa volta. Ti convoco e tu dici che sei infortunato e lasci il ritiro? Benissimo. Alla ripresa del campionato non giochi. Non giochi, non vai neanche in panchina, non vai, altrimenti vuol dire che mi stai pigliando per il culo. E se così non fosse, tu la nazionale non la vedi più, tu la nazionale non la vedi più a vita. Fosse anche un amichevole che salta, fosse anche un amichevole, che ora amichevole non ce ne sono più, perché grazie a Dio c'è la Nation League, grazie a Dio c'è la Nation League. Bene, quando l'UEFA fa le cose bene, bisogna dirlo, grazie a Dio c'è la Nation League. Questo deve fare Mister Mancini. Ah, ora vanno via in 5, lasciano il ritiro, benissimo, tu la prossima te la vedi in TV, dalla prossima tu la nazionale la vedi in TV, perché no, amico mio, così vuol dire fregarsene, così questo vuol dire fregarsene, perché Belotti non è più fesso di Immobile. Belotti non è più fesso di Immobile, per quanto io non straveda per il giocatore, anzi tutt'altro. Belotti non è più fesso di Immobile, che si gioca la partita che non serve a nulla mentre all'altro è andato in tribuna. Belotti non è più fesso di Immobile. Questa è la regola che si deve mettere. Hai un indurimento muscolare, hai una contrattura, la prossima di campionato non la giochi. E se Gravina non ha le palle di fare questo, Gravino chi per lui, non hanno le palle di fare questo, perché la nazionale o la si ama sempre. Ribadisco, Balotelli, le amichevoli inutili, mentre gli altri andavano a fare il mondiale in Russia, Balotelli, le amichevoli inutili, le ha giocate. Il tanto deprecato Balotelli, le amichevoli inutili con l'Arabia Saudita, le ha giocate. Chi cazzo è Immobile o Insigne più di Balotelli che lasciano il ritiro? Ma per favore, tralasciamo il discorso tecnico, qua si parla di rispetto. Ti viene l'indurimento, sei infortunato, vuol dire che la prossima del campionato non la giochi, altrimenti se la giochi o se solo vai anche in panchina, tu la nazionale non la vedi più. Questo è quello che si deve fare. Per il resto sono contento che Mancini rimane, sempre se rimane, anche se i giornali dicevano che si era orientati verso il sì, e spero che stavolta a livello federale venga fatto davvero un grande repulisti, venga fatto un grande repulisti. E sapete cosa auspico adesso, vista le figure di merda che facciamo in Europa? Io spero che la Francia ci superi nel ranking in modo tale da perdere una squadra in Champions. Io spero che la Francia ci superi nel ranking, Francia e Portogallo anche. Io spero che Francia o Portogallo ci superino nel ranking, perché siamo lì. Noi abbiamo 4 squadre ancora per le 2 finali della Juventus. Una volta superato, una volta che non vengono più presi in considerazione, no? Mi sa che già la prima non viene più presa in considerazione. Una volta che non viene preso, e dovrebbe essere da quest'anno, che non viene preso più in considerazione la finale del Cardiff dalla Juventus, io spero che si arrivi a perdere squadre in Champions League. Solo allora ci sveglieremo, forse. Su
sulla Luna ci sveglieremo forse. Perché fu importante l'82? Perché, signori, nella stagione in cui vincemmo i mondiali in Spagna, noi all'epoca era tutta eliminazione diretta, noi a ottobre si era già fuori tutte, la Juve, la Roma, l'Inter, il Napoli, perché noi eravamo solo due squadre in Coppa UEFA per il ranking basso. Vinto il mondiale dell'82, ci rendemmo finalmente conto di quanto valevamo, e lì nacque il campionato più bello del mondo, il campionato più bello del mondo, la Serie A che tanto abbiamo ammirato negli anni 80 e 90. Nasce l'11 luglio dell'82, nasce perché a essere forti non erano solo gli 11 in campo di quella nazionale. Voglio ricordare che le riserve di chi giocò la finale in Spagna, le riserve di quell'Italia, si chiamavano Franco Baresi, Pietro Vierkovut, Alessandro Altobelli, Giuseppe Dossena, Daniele Massaro, Giovanni Galli. Erano le riserve di quell'Italia. E attenzione, non c'erano Bettega e Ancelotti per infortunio, non c'erano, e non c'erano Pruz e Beccalossi per scelta in quella squadra. Allora, in un campionato con tali e tanti fuori classe, per gente come Platini, Maradona, Rumenig, Van Basten, veniva in Italia non a finire la carriera come i Ribéry o il Cristiano Ronaldo, ma veniva a misurarsi con i più forti e volero volare. La dimensione di un movimento te la dà la nazionale, te la dà la nazionale, in un campionato che si presume debba essere il top. E se in nazionale non è la nazionale non è forte, vuol dire che italiani non ce n'è. Anche la Premier è piena di stranieri. Ma i ragazzi li escono. Rashford, Greenwood, Harry Kane. C'è uno come Dele Alli, che nella nostra nazionale in attacco sarebbe titolare inamovibile. È stato mandato via dal Tottenham. Questa è un'altra cosa. Poi è bugia che ci vogliono... È falso il fatto che senza stranieri non si vince. Signori, il Barça di Guardiola, chi aveva come stranieri? Il Barça di Guardiola che ha vinto la Champions nel 2011, chi aveva come stranieri? Messi? Abidal? Dani Alves? Basta. Gli altri...